Ciao, allora oggi siamo di nuovo qui e per fare vi sposto un po' così vedete di più, per fare praticamente un budino vegano, quindi senza grassi saturi, a parte quelli del cioccolato fondente che però sono grassi buoni, è ricco in polifenoli, eccetera. Facciamo questo budino vegano. Al cioccolato fondente, quindi cioccolato intenso e al latte di mandorla, tadà, che io adoro. Questo è di NaturaSì ed è quello dolcificato già con l'agave, però noi un po' di zucchero andremo ad aggiungere. Diciamo, questa è una ricetta che va molto ad occhio. Praticamente cosa faremo? Andremo a versare il nostro latte di mandorle, che è mezzo litro, all'interno di una casseruola a fuoco spento ancora. Perché a fuoco spento? Perché l'addensante che noi andremo ad usare, che è l'amido di mais, comunque qualora lo vogliate potrete usare anche un cucchiaino di agar-agar e fare bollire per circa 3 minuti e poi lasciar freddare per 3 ore in frigo, oppure potete usare anche la fecola di patate, così come la fromina, o anche un cucchiaio di farina, però a me non piace molto, preferisco usare il mio amido. Praticamente l'amido di mais, che è quello comune che si trova in giro, e dovete metterne circa, comunque diciamo che è un po' come per l'agar-agar, dipende sempre a prescindere dal quantitativo quanto lo fate bollire. Io ne metto circa 2 cucchiai a freddo, perché l'amido di mais si aggiunge sempre e si fa sciogliere. Un altro po', vabbè, io lo finisco, va, comunque sono 2 cucchiai e si fa sciogliere sempre a freddo, sempre. Prendo la frusta, così viene meglio. Ta-da! Mi avete vista tutta. Ok, sciogliamo bene. E poi cosa facciamo? Andiamo ad aggiungerci 20 g di cacao amaro in polvere. Perfettamente. Inglobiamo anche questo al liquido. Che odore spettacolare di cioccolato. Per chi desiderasse, a chi piacesse, a chi ce l'avesse, può aggiungere eventualmente anziché 20 g di cacao o 10 di cacao e 10 di farina di carruba, o 20 di carruba solamente. Per chi magari non può assumere il cacao o cose varie. Poi 10 g di cioccolata fondente e 2 cucchiai di zucchero. Io uso lo zucchero mascovado, che è quello più integrale che possa esistere, ed è praticamente questo zucchero fatto così, molto molto. Questi sono circa 40 g, quindi qua più di 2 cucchiai praticamente. Ok, questo praticamente è molto simile a un budino in scatola, ma bisogna solo aggiungere polveri e latte. Però questo, diciamo che se prendete quelli di NaturaSì vanno benissimo, altrimenti quelli del supermercato è meglio farlo così. Adesso andiamo col fuoco. Se si accende, magari mi fa un favore. Ok, andiamo a fuoco fino a che tutti gli ingredienti non si addensano per bene. Allora, ragazzi, il mio budino sta procedendo molto bene, vedete com'è liscio, cremoso, compatto. Volevo dirvi, per chi volesse un effetto cioccolata calda, può tranquillamente versarlo in una tazza e mangiarlo adesso. Per chi volesse proprio il budino, dovrà allora aspettare, tipo, secondo me, altri 3-4 minuti affinché si addensi ancora un po' di più. Ok, ragazze, mi raccomando, mi sono dimenticata di dirti che dovete armarvi di molta pazienza, perché va sempre girato, perché altrimenti rischiate di fare i grumi. Quando vedete inizia a emettere, a raggiungere il bollore, a raggiungere questa consistenza, vedete, proprio cremosa, bella, il budino è pronto e possiamo procedere. Vedete, già è quasi solido. Ha il travaso nella tazza. Ok,
ragazze, il budino è pronto, vedete, ha questa stupenda consistenza proprio budinosa e io andrò a versarlo nella tazza. Io lo metto in una tazza sola. C'è un odore buonissimo di cioccolato. Spero non si appanni la telecamera. Ecco qua, adesso o lo mangiate così tipo budino, vedete che c'è proprio la fattura del budino. Adesso io non so se vi può rendere, però è proprio buonissimo. E niente, o lo lasciate raffreddare per tipo, non lo so, anche mezz'ora sola, un'oretta, e poi lo degustate. Buon appetito, ciao, alla prossima!